Tanti mandarini appena raccolti, freschissimi, dolci. Andremo a realizzare un dolce tipico della tradizione siciliana, il gelo di mandarino. È un dolce al cucchiaio molto fresco che si usava a preparare ai tempi delle nostre nonne, sia per merenda ma anche per il dopo cena, il dopo pasto, perché è sempre molto piacevole gustarlo. Un dolce che si prepara solo con tre ingredienti. L'ingrediente principe, il succo di questi meravigliosi frutti di cui le campagne siciliane abbondano, e poi semplicemente un po' di zucchero e dell'amido per addensare il dolce, che poi si presenta nel suo aspetto finale come una sorta di budino molto molto profumato e di un colore senz'altro attraente. Questo dolce si prepara in poco tempo e con poche semplici mosse. Prima di tutto, tagliamo in due i mandarini e andiamo a ricavarne il succo con un semplice spremiagrumi. La cosa importante è che questo succo poi venga filtrato, vedete? Spremiamo tanti mandarini quanti ne servono per ottenere esattamente 1 litro di succo già pulito. Quindi le dosi che vi do sono per 1 litro di succo e serviranno esattamente 100 g di zucchero e 90 g di amido. È pur vero che a seconda dei gusti si può preferire un dolce che contenga più o meno zucchero, e questo dipende anche dalla dolcezza naturale dei mandarini. Ecco, vedete, abbiamo già un boccale di 1 litro, quindi sappiamo bene quando avremo raggiunto la misura, la quantità che ci interessa. E lo andiamo a filtrare semplicemente con un colino. Il nostro succo, 1 litro esatto di mandarino, è dunque filtrato. Abbiamo preparato gli altri ingredienti, ripeto, 100 g di zucchero e 90 g di amido. Non resta che munirci di una pentola e mettere insieme questi tre ingredienti per ottenere un liquido assolutamente privo di grumi. Nella pentola mettiamo tutto l'amido in una volta e aggiungiamo poco succo di mandarino. Questo perché dobbiamo avere modo di mescolare molto bene ed essere sicuri che non rimanga nessun grumo. Aggiungiamo anche lo zucchero che ci aiuterà in questa operazione a sciogliere appunto tutti i grumi. Una volta sicuri di questo, quindi ottenuta una sorta di cremina liscia, andiamo a versare tutto il restante succo, mescoliamo un po' per far sciogliere meglio lo zucchero e ci possiamo spostare velocemente sul fuoco. Dunque, pentola sul fuoco, fiamma media. Andiamo sempre a mescolare senza fermarci, dobbiamo semplicemente portare ad ebollizione. Alle prime bolle spegniamo e subito versiamo questo liquido ancora caldissimo, negli stampi che abbiamo scelto di utilizzare. Possiamo scegliere uno stampo per budino, grande, quindi ottenere poi un unico dolce grande, oppure stampini e formine più piccole. È importante però di ricordarsi che lo stampo, le formine vanno sciacquate e quindi devono essere bagnate quando verseremo il liquido. Questo ci aiuterà qualche ora dopo a sformare meglio il nostro gelo. E abbiamo terminato la cottura del gelo di mandarino, dunque alle prime bolle abbiamo spento e abbiamo versato tutto dentro questo stampo. Adesso lasciamo raffreddare, lasciandolo così a temperatura ambiente, perché ovviamente il liquido è davvero bollente. Lo lasciamo raffreddare del tutto. Quando sarà freddo, lo spostiamo in frigorifero. Anche lì dovrà riposare qualche ora prima di poter essere gustato. Arriva poi il momento di sformare questa sorta di budino, il nostro gelo. Lo stacchiamo delicatamente con le mani dalle pareti dello stampo per essere sicuri che non ci sia aderenza, e poi capovolgiamo lo stampo su un piatto ed ecco pronto il nostro dolce, che può essere, anzi deve essere, servito subito, fresco e goloso nella sua semplicità. Seguite i nostri consigli sui nostri siti web cibodoc.it o vivomangiando.it, mentre per vedere questa o tantissime altre video ricette fate quello che già state facendo, seguiteci sui nostri social.